Era iniziata così, il 20 agosto scorso, con un filmato tra i più visti su YouTube. Dario Cefarelli, campano, arrivato all'Orlandina ed accolto alla stazione ferroviaria da coach Gianmarco Pozzecco, aveva promesso delle mozzarelle di bufala al suo allenatore. La scherzosa reazione del Poz, che aveva invitato il suo atleta a tornare a casa sino a quando non gli avesse portato le mozzarelle, era stata ripresa dai media sportivi. Adesso, a distanza di 2 mesi, la storia ha avuto il suo felice epilogo, quello più gustoso. Ieri sera, infatti, Cefarelli si è presentato all'allenamento con 2 pacchi contenenti 12 kg di mozzarella di bufala campana che ha consegnato all'allenatore all'ingresso degli spogliatoi. Si può considerare un giocatore dell'Orlandina. Partirà in quintetto fino a fine dell'anno, fino a quando finiscono le mozzarelle. Vai. Le portate finalmente. Con un po' di ritardo sono arrivate, però finalmente... Le ho portate. Quanti chili ne portate? Non mi ricordo bene precisamente, però l'importante è che sono arrivate. Ti aveva detto il Poz che non ti avrebbe fatto mai giocare, potevi tornartene a Caserta se non fossero arrivate. Infatti, però per questo l'ho portate così, almeno adesso gioco.